Una luce di speranza nel buio di un momento di emergenza sanitaria che ha stravolto le abitudini di tutti tra paure, incertezze e spazi di relazione ridefiniti. Anche la veglia pasquale, la messa della domenica più importante per i cristiani, si sono svolte in un contesto diverso, senza la partecipazione dei fedeli. Funzioni religiose seguite da casa in televisione, su Facebook e a distanza, in famiglia, spesso soli o con un pensiero di auguri che scorre attraverso videochiamate e messaggi per tutti coloro che nel rispetto di limiti e prescrizioni non sono potuti rientrare nei luoghi di residenza. Dall'inizio della pandemia però i pastori, anche se in privato, celebrano per il popolo e in questa Pasqua così particolare hanno ribadito il senso della risurrezione di Gesù Cristo. La pandemia è una circostanza, certo, che viviamo, che soffriamo, ma la Pasqua c'è anche in tempo di pandemia. Per cui è fondamentale questo ricentrare su quello che è il dono di Dio. La pandemia comunque c'è e passerà. La Pasqua c'è e c'è per sempre. Questa è la differenza. E la Pasqua c'è per la nostra vita, per la nostra pienezza, perché è Dio che, facendosi uomo, ha vinto la nostra morte. E noi, grazie a Lui e di Lui, diventiamo partecipi della sua vita. È un messaggio di speranza. Ma la Pasqua è la possibilità di sperare oltre ogni speranza. Celebrare la Pasqua in tempo di pandemia offre spunti di riflessione in una società abituata a correre tra mille impegni e doveri. C'è certamente l'ansia, la paura, un po' di accumulo di nervosismo, ecco, di disappunto, perché siamo un po' distolti dall'attività di tutti i giorni, anche costretti in degli spazi abbastanza ristretti, soprattutto impediti anche nelle relazioni, anche nel lavoro, e perciò c'è anche la preoccupazione, no? La preoccupazione per il domani. Però attenzione, lasciamo spazio alla nostra interiorità, lasciamo spazio a delle relazioni vere, belle, quelle dentro casa, che poi sono il fondamento della nostra esistenza. È lì, dentro al nostro cuore, dentro le nostre relazioni familiari, che abita il Signore. E fare Pasqua significa riconoscerlo, accoglierlo e fargli spazio, perché facendo spazio a Lui facciamo spazio a noi, alla nostra gioia, alla nostra vita, alla nostra realizzazione. E se facciamo Pasqua, poi la nostra vita sarà rinnovata, forse anche diversa, dopo questa pandemia.